Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel settimo episodio del Fanta Vlad, il fantacalcio con le bombe di Vlad. Oggi cambiamo un po' la linea che stiamo seguendo in questi giorni, non andremo a parlare dei centrocampisti ma ci ritorneremo martedì. Oggi domenica un video speciale, parleremo dei rigoristi della Serie A. Ma partiamo subito senza perdere tempo perché sono veramente tanti nomi che andremo a fare quest'oggi. Partiamo con il primo, Atalanta, Luis Muriel, classe 1991, attaccante, 7 rigori segnati in carriera, 0 sbagliati. Potrebbe trovare spazio anche Zapata sul dischetto, quindi sono due acquisti che si potrebbero fare. Zapata ovviamente anche per le grandi doti da bomber. Cagliari, Joao Pedro, 12 rigori segnati, 2 sbagliati in carriera. Classe 92, ottimo rigorista che potreste prendere anche a un prezzo abbastanza modico. Passiamo al Genoa, Lars Schoen, appena arrivato dall'Ajax, classe 86, un rigorista nato, ben 21 rigori segnati e 5 sbagliati. Ottime statistiche, 13 di questi rigori segnati in Eredivisie. Potrebbe alternarsi con lui o comunque... La classica scelta che finora ha avuto il Genoa è stato Mimmo Criscito con 8 rigori segnati e 0 sbagliati. Un difensore terzino per la precisione che è anche rigorista. Mimmo Criscito ve lo consiglio, ma Schoen veramente può fare bene oltre che dal dischetto anche in campo. Vi consiglio di tenerlo sott'occhio magari le prime due partite per capire effettivamente se può fare al caso vostro. Ma io qualche credito ce lo spenderei onestamente. Siamo all'Inter, ecco qui un altro neoacquisto arrivato da pochi giorni a Milano, Romelu Lukaku, lo inserisco subito come potenziale rigorista. Non ottime in realtà le sue percentuali, 11 rigori segnati, 5 sbagliati. Vedete, tra le alternative c'è Icardi segnato in rosso e Perisic. Perisic è sempre stata la tipica alternativa quando magari Icardi non giocava per tirare dei rigori. Icardi il rigorista della squadra con ben 26 rigori segnati e 6 sbagliati. Io Icardi lo consiglio nel caso non rimanesse all'Inter ma andasse in qualsiasi altra squadra di Serie A, io vi consiglierei di prenderlo. Sia appunto per le sue doti da rigorista ma in generale come attaccante. Lo metto in rosso perché se dovesse rimanere all'Inter non consiglio il suo acquisto perché potrebbe non giocare proprio, quindi figurarsi tirare rigori. Passiamo alla Lazio con Ciro Immobile, top della Serie A per quanto riguarda i rigoristi. Se c'è lui in campo, lui tira il rigore. Classe 1990, in carriera ben 31 gol segnati sul rigore, 7 sbagliati. L'anno passato 5 rigori segnati e uno sbagliato, quindi ottime statistiche anche per Ciro Immobile. Ma passiamo a Lecce, Gianluca Lapadula, appena arrivato, classe 90, attaccante, buoni numeri anche per lui, 10 i rigori segnati, solo 3 sbagliati. Date un occhio anche al capitano del Lecce, Mancusu, con 11 gol segnati sul rigore e 2 sbagliati. Milan, Frank Kessié, classe 96, centrocampista giovanissimo, ottimi numeri sui rigori, 10 segnati e 1 sbagliato. Potrebbe trovare spazio anche Piontek, il bomber del Milan, con ottimi numeri anche lui, 13 rigori segnati e solamente 2 sbagliati. Quindi c'è un po' di scelta, ma c'è tanta qualità per i rigoristi nel Milan. Napoli, Lorenzo Insigne, classe 91, attaccante, 10 rigori segnati in carriera, solamente 3 sbagliati. Potrebbe trovare spazio anche Mertens nel caso Insigne non fosse in campo. Mertens, anche lui, un vero e proprio bomber dal dischetto, 22 rigori segnati e 6 solamente quelli sbagliati. Roma, Diego Perotti, classe 88, attaccante italo-argentino, 19 rigori segnati, 2 sbagliati. Attenzione però al Kolarov, difensore che già ho consigliato nei video di difensori, appunto, classe 85, 6 rigori segnati e solamente 3 sbagliati. Anche Kolarov quindi ha caratteristiche da rigorista, nonostante il ruolo. Ma passiamo alle sicurezze. Fabio Quagliarella, classe 83, nella Sampdoria lui tira i rigori, 31 rigori segnati, 5 sbagliati. 9 rigori segnati nella passata stagione e solamente un centro sbagliato. Quindi veramente una precisione unica dal dischetto per Fabio Quagliarella, che è anche il capitano della Sampdoria. Un'altra sicurezza a Sassuolo, Domenico Berardi, 1984, 25 rigori segnati, 5 quelli sbagliati, una sicurezza anche lui.
ve lo consiglio. Passiamo alla SPAL con Andrea Petagna, classe 95, 8 rigori segnati, uno sbagliato, 6 rigori segnati la passata stagione e 0 sbagliati. Ottime percentuali per Andrea Petagna che, nonostante le sue doti da rigorista, è anche un ottimo attaccante in generale. Ve lo consiglio, può essere una buona seconda scelta per il vostro attacco. Passiamo al Torino, il Gallo Andrea Belotti, classe 93, 17 rigori segnati, 6 rigori sbagliati, 5 la passata stagione andati a centro, uno solo invece è stato sbagliato. Beh, vi consiglio anche Andrea Belotti, ottimo bomber e rigorista. Ma passiamo all'Udinese. Nestorowski ha fatto vedere belle cose al Palermo, dal dischetto, ben 23 gol segnati, 6 solamente i rigori sbagliati. Un rigorista come seconda, terza scelta, ve lo potete portare a casa a poco e quest'anno potrebbe fare comunque un bel numero di gol. Alternativa, Rodrigo De Paul, anche lui 7 rigori segnati e 3 sbagliati, potrebbe essere il vice rigorista magari quest'anno per l'Udinese. E chiudiamo questo video con anche qui una sicurezza secondo me per i calci di rigore. Gianpaolo Pazzini del Verona 1984, ovviamente tutti noi lo conosciamo, 32 i rigori segnati, solo 4 quelli sbagliati, anche lui è il capitano del Verona. Anche qui un giocatore che può essere preso a non tantissimo, ma veramente potrebbe essere molto prolifico e potrebbe fare tanti gol anche in questa stagione. Il video di oggi termina qui, io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche, andate in descrizione, ci sono tutti i nostri link di tutti i nostri social, il nostro sito www.lebombedivlad.it, dateci un occhio, veramente tanti articoli, i ragazzi della redazione sono veramente molto bravi. Dovrebbero apparire come al solito i video del mio collega Luigi Savinelli che parla di calciomercato, anche qui veramente argomenti molto caldi quest'oggi. Vi ricordo inoltre che il video, il Saturday Night con GA7, diventa eccezionalmente per questa settimana un Sunday Night con GA7. Quindi questa sera tutti collegati su YouTube perché il mio video non sarà l'ultimo, ma ce ne sarà un altro appunto, quello di GA7. Per oggi è tutto, ragazzi, ciao!